centrodestra è insieme da 20 anni in questo paese, spero possa essere insieme per i prossimi 20 anni. Chi ritiene che isolandosi la nostra identità sarà più salvaguardata fa un torto agli elettori. Gli elettori vogliono una coalizione competitiva in grado di tornare al governo e di vincere. Per farlo abbiamo bisogno di confrontarci ed unirci con i nostri amici, a partire da chi cristallinamente sta all'opposizione come Lega e Fratelli d'Italia, ma io credo anche alle altre forze della coalizione che potranno aggiungersi in futuro, visto che alcuni elementi di riflessione li sto vedendo anche all'interno del centristi dell'anima cattolica della coalizione. Io sono per le primarie, naturalmente, però se Salvini, se ci sono le primarie, se mettiamolo così, se ci sono le primarie, Salvini si candida, io voto Salvini senza dubbio. E per battere Renzi, che non è D'Alema e non è Bersani, occorrerà trovare nuove ricette, nuovi programmi, stare in sintonia con il paese, riportare a votare quel 50% di elettori delusi che non ci vanno. Sono completamente d'accordo con lui. Non si vince con formule vecchie, ma si vince con gli stessi ingredienti della vecchia ricetta, cioè i tre partiti che fanno da sempre parte della coalizione di centrodestra, che devono sapere elaborare programmi, obiettivi comuni, un'alleanza che tenga, una classe dirigente accettata dal paese e proposte che siano credibili. Ma abbiamo cominciato a costruire il futuro, quindi mi pare che oggi sia una svolta importante, una novità importante dopo gli ultimi anni in cui il centrodestra è stato diviso. Quindi giornata di festa. All'amministrazione Bologna la dotta. Per andare in...